Bene, un saluto e adesso andiamo invece con un bellissimo servizio. Eccoci qua. Elisa 1997, abbiamo un'intervista esclusiva, cari amici, vedete, avevo messo in onda nel 2012. Un'intervista esclusiva fatta da Ninfa, mi ricordo un'amica che adesso è a Roma, e qua devo dire che qua la cantante Elisa nel 1997 era all'Ippodrome, che questo adesso ormai penso che questa discoteca non c'è più. Noi abbiamo fatto, mi ricordo, tantissimi filmati in questa discoteca, abbiamo tutti i bambini che adesso sono cresciuti. Qua c'era, ma dico artisti, Spagna, quello che faceva per mi ricordo, per Ras de Gang, ecco, una roba impressionante, carnevali, feste, mamma mia, cose mega galattiche. È arrivata anche la grandissima Elisa, la grandissima cantante Elisa nel museo. E io vorrei ricordare che anche il 19 di dicembre la grandissima Elisa compirà. E farà un buon compleanno 19 e del Sagittario, mia figlia il 12 e lei il 19. Bene, ascoltiamola. Io sono estremamente emozionata, Elisa, ti spiego perché. Ho intervistato più volte diversi cantanti, però con te c'è una cosa un po' particolare perché tramite la radio abbiamo seguito la tua nascita, tutte queste cose, e veramente mi si riempie il cuore di essere qua con te. Tu come ti senti con tutto questo successo, con tutte? Non mi aspettavo tutta questa gente oggi, cioè come calore e tutto. È la prima volta che sento dal camerino le grida e i fischi della gente che vuole che io vada a suonare. Prima volta oggi qui. Quindi fa un certo effetto. Sì, infatti eravamo tutti molto tesi prima di cominciare, perché cominciamo a sentire il peso di questa cosa. Comincia a diventare sempre più gonfio tutto, anche se noi ci responsabilizziamo molto. Già da soli, perché siamo molto professionisti, ci piace fare le cose bene. Questo è bello, ma te l'aspettavi che il successo fosse fatto di tutto questo? No, non pensavo che fosse così faticoso e soprattutto come immagine pubblica, così diventi un po' di tutti, non sei più. Appartieni a te, però appartieni anche agli altri, perché dai agli altri la tua musica e la tua musica è fatta anche di te. Se sei uno vero,
poi non puoi far finta quando incontri le persone così faccia a faccia, quindi è energia che tu dai ed è tanta. A volte è faticoso, immagino. Sì, un po'. Io ti faccio i complimenti, disco d'oro, hai già sì, ricevuto il grazie. Disco d'oro. Sì. Il tuo disco tra l'altro è 11° in classifica questa settimana. No, questa settimana è 15°. No, scusami, 14°. Beh, vedi, io sono ottimista, allora tifo per te, però. Beh, ci avevo già messo all'11°. La settimana prima era 11°, poi prima era 13°, poi 11°, adesso 14°, balla lì. Vabbè, comunque voglio dire, sempre grandi successi stai raccogliendo. Sta andando bene, sì. Ho sentito che anche in Olanda sta andando molto bene. Sì, sta andando bene in Olanda e adesso cominceremo un tour promozionale in Svizzera, in Inghilterra, in Germania, in Francia e poi aspettiamo l'uscita negli Stati Uniti. Cosa ti aspetti dal futuro, Elisa? Non lo so, io devo mi sto costruendo da sola un po'. Sto cercando di far tesoro di tutto quello che vedo in giro e cercare di fare di tutte queste cose un po' di arte, cioè di far vedere alla gente, di far passare alla gente un momento pieno di arte, pieno di un qualcosa che fa pensare ma non deve mettere angosce oppure rendere le persone troppo felici. Incuriosisce sta cosa. No, è semplice in realtà, sono delle emozioni, tutto lì. Vedi che ci riesci bene comunque a trasmettere tutte queste emozioni. Ti ringrazio, è quello che voglio. Il prossimo singolo? Allora, sono tutti molto indecisi. Allora, vorrebbero Fist for Me oppure Mr. Want. Però adesso, siccome Inside the Flower è un brano che piace a tutti dal vivo, no? Perché è un brano che coinvolge molto il pubblico a differenza degli altri, a parte il fatto che c'è questo stacco reggae che abbiamo messo noi, l'abbiamo fatto un po' più dal vivo e stanno pensando, c'è la casa discografica che sta pensando a farlo tipo singolo, secondo me con un bel video solare sarebbe bello, però io non decido queste cose, sto fuori queste decisioni perché non è il mio lavoro. Ne hai già tante di cose da sì, seguire. Sì, sì, è meglio che ognuno faccia il proprio e non saprei, magari a me piace uno, ma loro vanno dietro tante cose, perché è Natale, perché è Pasqua, io non so neanche che giorno è. Immagino. È meglio. I tuoi rapporti con la casa discografica? Non li vedo molto spesso, perché non vado cioè tendo a stare abbastanza a casa quando posso. Sono buoni, sono normali, non siamo il gatto e la volpe, però non siamo neanche accoltellate. Ti faccio un'ultima domanda, la tua vita privata è cambiata molto da prima ad ora? No, perché io mi faccio sempre un sacco di problemi, ma me li sono sempre fatti, quindi non è cambiato tanto. Anzi, devo dire che quando si può suonare dal vivo, così in queste situazioni di concerto, proprio live, è un buonissimo modo per rapportarsi agli altri, per vedere, è come se in quei momenti capisci veramente le cose che hanno importanza e le cose che invece sono completamente nulle. Quindi è utile per me questa cosa. Certo, ti chiedo. Bene, chiudiamo qua, ecco la foto col grande direttore, grande, mi devo dichiarare grande, 18 anni di attività, scusate, posso dichiararmi grande, che faccio tutto da solo, lavoro, mission, verso i miei occhi, grazie a tutto bene. E allora andiamo invece col grande compleanno di Gorizia, non di Gorizia TV, loro Gorizia praticamente ha fatto 1000 anni, 2001. 2001 praticamente Gorizia ha fatto il compleanno, 1000 anni loro, noi 18, ma voglia. Bene, allora siamo qua in Piazza Vittoria, ecco, io vi voglio far vedere praticamente la Piazza Vittoria come non l'avete mai vista in vita vostra, eccola qua, guardate Piazza Vittoria. Allora io direi, no, caro signor sindaco, la ringrazio perché è venuto nel nostro compleanno. Sì, col binocolo, boh, ma comunque la ringrazio, caro signor sindaco. Bene, comunque allora vogliamo ricordare, no? Ecco la Piazza Vittoria, si potrebbe dire, caro signor sindaco, mi ripeto,
signor sindaco, pensavo che era più serio, bene, di fare un bellissimo convito, che adesso abbiamo fatto la piazza nuova, di fare un bellissimo concerto per inaugurare di nuovo questa piazza, visto che Gorizia è abituata a inaugurare 7.000 volte le stesse cose, come il museo di via Santa Chiara, l'abbiamo inaugurato 3 volte, come anche la scuola di musica l'abbiamo inaugurata, abbiamo speso una barca di soldi, adesso l'abbiamo chiusa, è praticamente la scuola di musica chissà dove che è andata. E qua si fa tante inaugurazioni, abbiamo l'auditorium anche chiuso, abbiamo tantissime cose, guardate la gente, signori, guardate la gente, lì sarà 30.000 persone. Happy birthday Gorizia, happy birthday Gorizia, happy birthday to you. Grazie Elisa. Ciao Elisa. Ciao. Quanti anni? Per Gorizia canale 6, grazie. Ciao. Chiudi la porta. Ciao. Grazie, chiudi la porta. Vabbè. Alla città di Gorizia il migliore. Grande Gorizia! Siete stati stupendi, guardate che meraviglia, questi fuochi. Come se Gorizia dai magazine? Guarda, mi fai morire da ridere, ve guardo sempre, sei matti, sei fortoni, ne avanti così non stai molar, muliti di duro. Grazie signora, tanti auguri a duro, ciao. Questa è la mamma di Elisa, ecco la foto, grazie, una bellissima foto, però ci sono tanti para, no? Ci sono